Fra lui e la città non è mai sbocciato un amore vero e proprio, ma nel suo periodo da direttore tecnico della Lucchese, Gigi Simoni seppe portare eleganza e signorilità oltre che un'idea di calcio. Fortemente voluto da Fauzi Agi, subentrò a Indiani nel 2005 a supportarlo nel lavoro sul campo un certo Fulvio Pea, che poi ha avuto un'ottima carriera da primo allenatore con squadre giovanili di altissimo livello come Sampdoria e Inter e infine nella cadetteria. Non ebbe grande fortuna la Lucchese di Gigi Simoni, che nonostante una formazione di primissimo ordine arrivò settima nel girone B. Stesse aspirazioni l'anno seguente, ma anche in quel caso i risultati non arrivarono e Pea fu addirittura esonerato per lasciare il posto a Stringara. Di Gigi Simoni rimangono la pacatezza e la calma, oltre che la grande conoscenza di un mondo, quello del calcio, che non potrà mai dimenticare il garbo speciale di un allenatore speciale.